privata, naturalmente, al comune di Venosa, senza il sostegno economico dei quali non avremmo potuto realizzare il certamen Orazianum, l'ufficio scolastico regionale, l'azienda di promozione del turismo della Basilicata, per aver finanziato la visita a Matera in occasione del trentennale della manifestazione, e il Presidente della Repubblica per il riconoscimento presidenziale e il dono della medaglia di bronzo. Si ringrazia ancora per il patrocinio il Ministero, il Consiglio dei Ministri, l'Università degli Studi della Basilicata, la Fondazione Matera Basilicata 2019, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Consulta Universitaria di Studi Latini, per i premi Calia Trade di Matera, Masturzo Leifici, le associazioni di Venosa, Università delle Tretà, Lion Club, Fidava e Rotary Club. Per le visite, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, il Polo Museale, tutto lo staff del Museo Archeologico di Venosa, Padre Angelo, Don Ferdinando, per l'apertura dell'Abbazia della Trinità e della Cattedrale. Per i doni e i servizi, l'Associazione Alda Merini, per la realizzazione dell'iniziativa Un Cielo di Libri e per l'allestimento dell'ex convento San Domenico, l'Avo di Venosa per la mostra di quadri di pittori lucani, il GAL, Sviluppo Cultura Alto Bradano, per i cofanetti che saranno donati ai premiati, la Cantina Madonna delle Grazie per il vino offerto ai premiati, il Centro di Olio e di Vino e il Caseificio Aziendale Mazzarelli di Lavello per le degustazioni, Moreno Atelier per gli abiti d'epoca, l'Associazione Regina degli Apostoli per il supporto delle attività di animazione del Centro Storico, il Liceo Artistico di Rio Nero per i cavalletti, la ditta Punto Verde Fiori per l'addobbo floreale, Edizioni Osanna per gli inviti e Alfa Grafica Volonnino per le cartelline, Barilla per le brioche, Fonte Itale per l'acqua, Ceramiche dell'Arso per il manufatto donato alla scuola, la ditta Ligano Communication per l'utilizzo del totem pubblicitario. Ringraziamo ancora i contributori, Agriturismo Masseria 7 anni, Caffè Centrale di Martino Pasqualini, Aromatic Vending, Gioielleria Manzi, Kinesi Lab Sport Center, Mastro Pasqua Marmi, Olefici Masturzo, Mazzarelli, Parafarmacia Iungano, Parrucchieri Pagano, Sistema Forniture Elettriche, Taverna Ducale, Tecnolive Sud e Ditta Troilo. Le famiglie ospitanti, Averbene, D'Argenzio, Risanti, Malizia, Marmo, Melille e Biglione, tutti gli sponsor che hanno contribuito all'istituzione della lotteria, il presidente del comitato genitori, il comandante Gremigna che ci ha sempre sostenuto in ogni attività, i maestri del liceo musicale dell'Orazio Flacco per la realizzazione dei concerti, il maestro Pino Lioi per la consueta collaborazione. Naturalmente tutti i docenti dell'Orazio Flacco che si sono prodigati per la buona riuscita della manifestazione, realizzando attività di accoglienza negli alberghi e nelle famiglie, organizzando le visite guidate, gli spettacoli, le attività culturali e l'animazione del centro storico. Tutti gli alunni del liceo classico, musicale, scientifico e Ipsia che costituiscono il quinto Orazio Flacco di Venosa, che hanno realizzato attività culturali e di animazione, spettacoli, concerti, nonché le guide, le hostess e gli steward e naturalmente tutto il personale ATA che lavora dietro le quinte. E un ringraziamento particolare, ci tengo a sottolinearlo, va alla professoressa Reggente che ha coordinato tutto il certamen al prezioso gestore del sito web della scuola, il professore Fernando Chiurazzi. Grazie a tutti. È arrivato il momento tanto atteso della premiazione. Iniziamo dalla sezione artistica e invito quindi al tavolo il professore Nardozza. Allora, prima di cedere la parola al professor Nardozza, volevo semplicemente aggiungere una cosa, un ringraziamento ai tanti che sono stati fatti, ma sarà brevissimo. Prima è stato ricordato il fondatore, il preside fondatore di
questo certamen, ed è giusto che il primus inventor venga sempre celebrato per i suoi meriti. Io mi permetto di aggiungere che se il certamen è giunto a un'importanza di carattere internazionale, questo lo si deve ai lunghi anni e alla lunga passione che nella valorizzazione del certamen ha messo la preside Torciano. Dunque, la sezione artistica prevede un vincitore e poi due menzioni d'onore, onorevoli menzioni. Cominciamo con le onorevoli menzioni che corrispondono agli elaborati, chiamiamoli così, ai dipinti. La busta è 135 e 142 per le menzioni d'onore. Vediamo a che cosa corrispondono. Questa è la busta 135. Dunque, la vincitrice di una delle due menzioni d'onore appartiene alla Scuola Secondaria Santa Maria d'Olival ed è la signorina Inés Alexandra Ribeiro Moratu. La preghiamo di venire qua per prendere il diploma. La menzione viene consegnata dalla professoressa reggente, coordinatrice del certamen. Altra menzione, prima di passare poi a indicare il vincitore, l'altra menzione corrisponde alla busta numero 142, appartiene al liceo artistico Pino Pascali, la signora Ilaria Gerardi. Del primo premio della sezione artistica, poi la motivazione verrà letta dal professor Nardozza, è in questa busta numero 137. Vediamo. Liceo Artistico De Nittis di Bari, Angela Azzone. Leggiamo la motivazione della prima classificata, sì. Allora, sottolineando semplicemente i punti di forza del quadro: rappresentazione realistico-simbolica. Un attimo, scusa, il quadro non è stato portato qua, quindi non lo vede nessuno. Ecco. Allora, portiamo il quadro, è quello sullo schermo, in effetti. Sì.
Allora, facciamo venire anche l'avvocato Viglione perché consegna il primo premio appunto della sezione offerto da Calia Trade di Matera. Ecco il quadro, realistico e lirico al tempo stesso, e il segno grafico pittorico. Altro punto, la composizione è costituita da tre elementi statici nella posizione, nel significato, nella struttura di base, mentre gli altri due dinamici nel movimento. Quarto punto, la mano e il corpo dell'uomo sviluppano un percorso diagonale da sinistra verso destra, quindi verso il nostro senso di lettura. Quinto punto, l'uomo, grazie alla tecnica utilizzata, evidenzia bellezza e leggerezza, paragonabile al traccio di edera che lo avvolge. Entrambi si muovono con un ritmo ascensionale generato da un sottofondo di musica classica. Sesto punto, la musica inoltre risulta protagonista sia nella tecnica del chiaroscuro sia nella monocromia tonale del colore grigio-verde. Ultimo punto, la luce sembra avere una fonte esterna dall'alto che genera ombra sul corpo dell'uomo al fine di amplificare la bellezza e l'eleganza, ignorando qualsiasi ombra portata. Una fonte interna generata dal contrasto luna-mare, testimonianza che nella realtà il colore non è fine a se stesso ma in rapporto ad altri. Grazie. Clalia è una eccellenza, come il Presidente del Consiglio regionale ben conosce, dell'imprenditoria lucana, esporta l'80% fuori nel mondo, è una eccellenza appunto dell'imprenditoria e di Matera. Io lancio una riflessione, una provocazione, da venusino, da chi ha lavorato e studiato in questo liceo. Sarebbe bello, se fosse possibile, che nel 2019 questo certame fosse all'interno del calendario dei lavori di Matera. Passiamo alla sezione riservata agli studenti stranieri. Cominciamo con le due menzioni d'onore, poi alla fine vedremo chi sarà stato il vincitore. Dunque, le due menzioni d'onore corrispondono agli elaborati nelle buste, qui nelle buste numero 111 e 114. La busta 111 ci dà collegio, la scuola è l'istituto scolastico e collegio nazionale, scusate la mia in competenza, Spantul Sava di Bucarest, Romania. Il nome è Iordache Dragos Alexandru. La menzione viene consegnata dal Presidente del Consiglio d'Istituto, la signora De Vincenzi. L'altra menzione d'onore all'elaborato numero 114. Sì, la scrittura è difficilmente decifrabile, ma comunque mi pare Sir Karl Popper Schulz. Schule, sembrava Schulz, ma era improbabile. Sir Karl Popper Schule di Vienna, Alina Ager.
trattandosi di sezione straniera, dalla professoressa in inglese. Nonostante il candidato è sempre generico, ovviamente non possiamo mai sapere, quindi ci perdonerete per questo slancio di maschilismo. Nonostante il candidato traduca in una lingua non sua, riesce a rendere il senso del testo razziano in una forma fluida e scorrevole, cogliendone le linee essenziali. Il commento, ricco e articolato, denota una solida conoscenza del pensiero del poeta latino, presenta spunti interpretativi originali e riferimenti stilistici pertinenti. Ora la professoressa tradurrà ad usum del candidato vincitore o della candidata vincitrice in inglese. Even if the candidate does not translate in his own language, he is able to express the meaning of the Latin text in a flowing style, grasping the main points. The rich and well-organized commentary denotes a deep knowledge of the Latin poet thought. Besides, it presents original interpretative points with stylistic and relevant references. Il numero della busta è 110. Trovo in difficoltà nella lettura. Gheorghe, no, questa è la scuola, non è vincitore. Franceanu di Bacău, Romania. E Paola Motoldea e Maura Diana. Masturzo, e alla vincitrice va anche il vino offerto dalla cantina Madonna delle Grazie. Ora passiamo alla sezione che riguarda gli studenti dello scientifico di scienze umane. Abbiamo anche qui due menzioni e un vincitore o vincitrice. Le menzioni corrispondono ai numeri 123 e 124. Vediamo il numero 123. Liceo Scientifico Statale Ruffini di Viterbo, Lorenzo Gentili. Busta numero 124 per la seconda menzione, ovviamente sono pari merito per il secondo posto. Ha di nuovo Liceo Scientifico Ruffini di Viterbo, Silvia Micheli. Che riguarda il primo premio, l'interpretazione del brano risulta corretta anche nell'osservanza della consecutio. Il pensiero del poeta sulla caducità della vita è reso con una scelta lessicale appropriata e convincente. Il commento al passo risulta completo per le tematiche introdotte ed elaborato per i richiami e i confronti con le altre opere oraziane. Il candidato infine ha saputo individuare le figure retoriche presenti corredandole con brevi ma apprezzabili notazioni. Il numero
del vincitore, c'è il numero, busta numero 118. E qui i locali possono risultare. Liceo scientifico Orazio Flacco di Venosa. Maria Antonietta Viola. Menzioni riguardano intanto l'elaborato che sta nella busta numero 1. L'altra volta l'Orazio Flacco di Venosa, Giuseppe Cambone. Mamiani di Roma, immagino. Chiara Colavincenzo. La missione viene consegnata dalla dottoressa Di Colato, presidente dell'Associazione Alta Verini di Venosa. Orazio Flacco di Venosa, Alessandro Di Tria. Consente la menzione il vicepresidente del Consiglio regionale, dottor Bollica. Quarta menzione d'onore al numero 80, Liceo Classico Alfieri di Torino, Enrico Duilio Turri. Consegna la menzione il prefetto Incaming, anche prorettrice dell'Università di Basilicata, dottoressa Paola D'Antonio. Thank you.
per nome del Rotary Club di Venosa, in questa veste, onorato di essere coinvolto in questa iniziativa come ogni anno, e ci auguriamo anche in futuro di essere ancor più presenti e disponibili a sostenere una meravigliosa iniziativa come questa per tutto il territorio. La quinta e ultima menzione, numero 105. Liceo Classico Cagnazzi di Altamura, Domenico Loruzzo. Ecco, passiamo adesso ai tre vincitori, cominciando dal terzo. La motivazione è: il candidato con matura sensibilità traduce la visione che Orazio ha degli aspetti della vita quotidiana, una vita che scorre da un banchetto all'intesa sentimentale. Il tutto, anche se talvolta risente di una certa approssimazione, si configura ora come intima adesione alla poetica del venosino, ora come ingenuo divertissement favorito proprio dai toni accattivanti che siglano il messaggio antico. Corrisponde al numero 76. Liceo Classico Alfieri di Torino, Lula Sperti. La dottoressa Anna Burrà. Al vincitore va anche il cofanetto offerto dal GAL Sviluppo Alto Pradano, consegna al presidente dottor Franco Perillo. Vogliamo far vedere. Secondo premio, motivazione. Gaia e al tempo stesso riflessiva è la versione che il candidato offre del messaggio oraziano. Sullo sfondo una stagione di amori che accompagna l'agire dei personaggi ai quali Orazio affida il compito di interpretare i ruoli del cittadino sia nella vita privata che in quella pubblica. Con particolare puntualità i bozzetti presenti nell'ode vengono resi con buona spigliatezza di lessico e di ritmo. Elaborato numero 45. L'istituto è Tito Lucrezio Caro di Salerno. Ecco la motivazione.
attivazione del primo premio, con notevole sicurezza il candidato penetra il dettato razziano enucleando i temi fondamentali di una poetica amorosa, sia quando si apre a nuove esaltanti esperienze, sia quando riflette su possibili cedimenti. L'elaborato pertanto asseconda con grande partecipazione emotiva la visione che il venosino ha del mondo degli affetti, un mondo impregnato di colori e di odori, di suoni e di gesti ispirati rispettivamente all'incanto e alla leggerezza. L'elaborato è il numero 67. Comunque, il liceo Marie Curie di Meda, la provincia non... MB c'è come provincia. E in ogni caso la vincitrice si chiama Sofia Brenna. Speriamo di vederci l'anno prossimo ancora più numerosi.